Ecco, buonasera a tutti. Abbiamo concesso qualche minuto accademico, diciamo musicale, perché gli accademici sono 15 di solito, questi sono 5, per consentire a tutti di collegarsi. Direi che siamo un numero discreto. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questo è il primo appuntamento della nostra stagione detta 2021, ma in realtà si svilupperà soltanto nel 21, purtroppo per le ragioni che sappiamo dovute alla pandemia. Spero, mi scuso per questa organizzazione, diciamo così, provvisoria online, però come ho detto l'ultima volta, credo che sia anche opportuno cercare di fare un po' tesoro di questa tecnologia che abbiamo imparato tutti un po' a usare più o meno durante questo ultimo anno, e quindi non lasciamoci, come dire, vincere troppo dal virus. Ovviamente speriamo tutti nel vaccino, ma insomma facciamo in modo anche da trarre qualche beneficio. Abbiamo degli ospiti anche stasera, oltre agli abbonati, e qualcuno anche che ci segue non solo da Milano, quindi diciamo qualche beneficio effettivamente lo vediamo. Ovviamente ricordo a tutti l'importanza di abbonarsi, magari anche di invitare qualche ospite. L'associazione ne ha molto bisogno. Soffriamo come tutte le associazioni musicali e culturali in questo periodo, potete immaginarvi, ma insomma, ringraziamo come facciamo sempre il nostro sponsor che ci consente anche quest'anno di proseguire, Banca Generali, che ci dà un contributo generoso per tenere le nostre serate. E direi che vi lascio con il maestro Ferrari per la serata di stasera. Quindi abbiamo Schumann, abbiamo Papillon, l'opera 2. Questo è un brano giovanile che è stato composto anche in più. Avete ricevuto le note di sala, ma insomma che ne avete certamente letto, ma che è stato composto un po' a più riprese. Questa è una sorta di riproduzione musicale dell'anima del musicista. È stato composto quando aveva poco più di 20 anni, e questo, diciamo, questo brano, questa che ascolteremo questa sera, è anche una sorta di metamorfosi, di cambiamento. Nasce questo brano da un romanzo molto romantico, che Schumann cerca di interpretare a modo suo, e che ne esce una sorta di, diciamo, si capisce subito dall'introduzione, una specie di invito a un ballo in maschera. Poi il maestro Ferrari ci racconterà la storia, ci spiegherà questo brano, ma insomma è un invito a entrare in una sorta di danza, in una sorta di giro, una sorta di labirinto, che è un po' il labirinto dell'anima di Schumann, è un labirinto dell'anima del musicista. Non voglio rubare altro tempo, lascio con grande gioia il microfono e il video al maestro Ferrari, e vi ringrazio molto per essere con noi ancora una volta. Grazie. Buonasera a tutti. Schumann, Papillon, un brano che mostra come Schumann abbia aperto nuove strade in due modi: seguendo logiche musicali nuove da un lato, e dall'altro toccando inedite corde dell'anima. Sono 12 pezzi brevi o brevissimi, preceduti da una fulminea introduzione. Ascoltiamo. Thank you.
Thank you.
dicevo, i pezzi sono 12 preceduti da un'introduzione. Siccome sono ricchissimi, fantasmagorici e densissimi, ne commetteremo solo alcuni che comunque ci daranno sicuramente una serie di chiavi per accedere insieme. Cominciamo da quello immediatamente successivo all'introduzione. Risuona l'introduzione. C'è un suono che è proprio d'oro in un certo senso, quasi ipnotico. Però in Schumann le fratture e le microfratture sono ovunque. Basta guardare da vicino e si trova una crepa in ogni cosa. E allora ecco che proviamo a vedere cosa fanno separatamente le due mani, che poi le mie producono questo effetto magnifico. Allora, mano sinistra. Allora, se lo suono con meno amalgama di suono, si capisce benissimo che genere di accompagnamento è. Disattivato, quindi non posso chiederlo a voi, ma di solito diciamo in sala il pubblico indovina. È un valzer, o meglio, è l'accompagnamento di un valzer, col classico metro in tre passi. Benissimo, dato che al posto di esserci sopra un vero valzer, tipo c'è qualcosa che del valzer non ha niente. La melodia non ha la plasticità ritmica della musica di danza. Sentite. Ma sembra piuttosto romanticamente la trasposizione in suoni di una poesia in versi sciolti, in versi liberi, senza costrizioni metriche. Quindi cominciamo il pezzo sostanzialmente con una situazione surreale. C'è la mano sinistra che fa una sorta di invitation à la danse, cioè di invito a danzare per la mano destra, che però la mano destra ignora, col risultato che la mano sinistra danza e la mano destra verseggia. Ma l'effetto complessivo è incantevole, eppure microfratturato. Poi c'è un momento meraviglioso di teatro dei suoni, perché la mano sinistra va avanti coerentemente. Col metro, col passo della danza. Per un momento, solo per un momento, la mano destra sembra considerare, non accettare, considerare la possibilità di accettare l'invito. Sentite, sembra che dica, beh, però potrei quasi muovermi così, e accenna un ritmo da vals noble, da Walter Noble, oppure così, dice la mano destra, potrei muovermi, e accenna un passo di ballo da valzer sentimentale. Vedete la capacità di sintesi, no? Doppie note. Ma è un come se la mano destra dicesse, potrei muovermi in effetti anch'io a tempo di danza. Senti come verrebbe bene. Vals noble.
oppure così più languido, va sentimentale. Quindi questo è l'unico istante in cui le due mani fanno in effetti insieme. Ma prima che la mano sinistra si illuda che davvero il suo invito alla danza venga accettato, la mano destra sembra dire: potrei muovermi così o così, ma non lo farò, preferisco il mio modo di muovermi. Quindi in pochi secondi Schumann ha già costruito un momento di teatro musicale quasi alla Beckett, quasi quasi di teatro musicale dell'assurdo, non rendi conto. La mano sinistra che invita la danza, la mano destra che invece verseggia con l'incantevole libertà. Poi per un momento la mano destra sembra dire: però potrei quasi quasi muovermi come te, dove te è la mano sinistra. Vals nove, vals sentimentale, e poi questo aggraziato di Diego, ma non lo farò. Si comporta veramente come un'avvenente donna che rifiuta con garbo il corteggiamento, la mano destra. Ecco, io ne ho viste di tutti i colori e credo di averne dette di tutti i colori negli anni, ma che il rapporto tra l'accompagnamento e la melodia sia di corteggiamento, questo credo sia nel mio repertorio ormai non ristrettissimo un caso davvero utile. Riascoltiamo questo vero e proprio incanto fratturato del numero uno. Emblematico che è il numero 5, che è abbastanza su questa linea. E seducente del numero uno. Perché? Perché stavolta il duetto c'è e funziona. Allora, sentite un po'. Melodia, tipica melodia effusiva da aria dell'opera lirica. Qui siamo in un'opera seria, un'opera romantica. Se sentite che meraviglia, si sta dicendo probabilmente mio ben con te per sempre restar vorrei. Immaginate un bel soprano. Una meraviglia. Ma non c'è solo soprano, c'è il duetto. Sentite, Schumann scrive basso cantando, vuol dire fammi per favore col tuo mignolo il basso che dialoga. A dirlo. Viole, costruiscono un meraviglioso e premuroso accompagnamento. Il quadro è sublime, una miniatura di duetto d'amore, una miniatura ma con un respiro che promette di andare lontanissimo. Quindi immaginatevi lei che dice: oh mio ben con te per sempre star vorrei, e quell'altro che contrappunta: sì mio ben sempre. Immaginate questa scena qui da vita con 10 dita.
duetto amoroso trasferito sul pianoforte, chissà quanto può andare avanti. Un altro compositore su una cosa così ci marcia, scrive un pezzo di 5 minuti. Questo non fa in tempo a cominciare la seconda frase, che è quando dovrebbe veramente decollare. Sentite cosa succede? Mio vento, andiamo a casa. Ci sono almeno due fenomeni, altro che crepa, quindi non c'è una micro crepa, c'è un cratere. Prima incongruenza, costruisci un gioiello che promette di andare avanti e tu stesso te lo tranci dopo pochi secondi. Non si fa tempo a ricominciare la seconda frase che promette ancora meglio della prima. La rinaccia. Prima incongruenza, dura troppo poco, stroncato su un altro. Seconda incongruenza più sottile, non solo niente, prematuramente interrotto e portato a conclusione, ma le formule rituali di conclusione sono troppe. Dopo per interrompere 10 secondi di musica, basta fare. Ah, si è capito, volevo interromperlo subito, poi ci spieghi perché, se possibile. È così? Mica. Fronzuto, super elaborato e soprattutto ridondante, che, come dire, ha un'importanza e una dignità questa formula multipla di chiusura proporzionate alla chiusura di un pezzo che si è durato 10 minuti, non 10 secondi. Quindi la cosa fantastica è che quelle incongruenze sono due: primo, il duetto dura troppo poco; secondo, la formula che dice ciao, arrivederci, andiamo, dura invece un tempo dura un tempo e ha un'importanza spropositata e con ogni evidenza sottolineata. Immaginate, io faccio questo spettacolo per 5 minuti e poi che dico? I 50 minuti successivi a ringraziarvi, a dire quanto siamo contenti che quest'anno vi siate abbonati di nuovo, al fatto che speriamo di andare. Ecco, siamo in una situazione paradossale, ma i paradossi di Schumann hanno tutti una logica profonda, non standard, come dicevo all'inizio. Qual è la logica? Che questa miniatura di duetto, nella sua assoluta perfezione, finché dura, riascoltiamola finché dura. Oh mio vento! Ma è abbastanza, perché? Perché dicevo, questo frammento, questa miniatura frammentata per di più di duetto ha un valore simbolico. Non è come quando Mozart fa le marionette di Arlecchino e Colombina, che c'è davvero un Arlecchino e una Colombina davanti ai nostri occhi a fare una scena di quel momento. Qui no, non c'è una singola cantante realmente, non c'è un personaggio, non è che sia Violetta della Traviata o qualche altra eroina col suo Alfredo. Questo momento incredibile, finché dura, rappresenta simbolicamente non un idillio, ma appunto simbolicamente tutti gli idilli. È una sorta di concentrato simbolico dell'amore, e non dell'amore come fatto, ma dell'amore detto, raccontato, sognato, messo in scena dai lirici greci ad oggi, esattamente, attraverso la pittura, la musica, le arti, la poesia, no? Fossati dice a un certo punto: è così che si ripensa a tutto l'amore detto, è così che si ripensa a tutto l'amore scritto,
che era acqua da bere, fa a sua volta un concentrato di luoghi immaginari dell'amore, di modi di dire, no? Che era acqua da bere, fuoco, sete da morire. Ecco, questi pochi fuggevoli secondi sono un condensato simbolico del mito e ci aggiungerei anche artistico dell'amore. È a questo mito che Schumann tributa questo fronzuto ed esteso omaggio, che a questo punto capiamo che è meritatissimo. E allora certo lo si saluta con gli inchini multipli, ci si inginocchia, gli si rende omaggio. Ecco perché alla fine tutto torna in questo mondo in cui apparentemente non c'è una vita. Riascoltiamo. Espressivamente iridescente, non bastava tutta questa roba. Io ho detto scherzosamente buonanotte, ma ci metti dentro addirittura delle assonanze pastorali quasi da zampogne natalizie in questo lungo addio. Come poi succederà nel secondo pezzo di Kreisleriana su scala cosmica, ma qui c'è già tutto. Va bene, dopodiché altra figura chiave, il labirinto, l'avventurarsi in meandri oscuri perso il ricordo del mattino, come dice Montale. Come in un sogno si inserisce un'altra idea che non è razionalmente collegata, ma entra veramente come nei sogni. Qui veramente si anticipa il sogno dell'uomo vestito di rosso di Twin Peaks, per chi ama il genere. Dopodiché una figura dell'imminenza. Con la voce del soprano raddoppiata all'acuto da violini e flauti in un gesto di indicibile felicità orchestrale. Chiusura veramente, una bellezza irresistibile. Su questa civettuola sospensione. Poi attenzione, perché il punto più bello è quello più vigliacco. Ma veramente non so come dire, le aureole dei cherubini di Serafini, più esattamente è come se lo stesso Schumann, commosso alla scena stessa che egli ha creato e che ha contemplato, tirasse alla fine veramente il sipario, ma sul quale sono disegnati appunto i cherubini, i serafini, gli angioletti con le ali, i putti con le arche, e le ali, dicesse lui stesso com'era bello. Sentite, era incredibile, vi faccio dalla ripresa. Inquietante e destabilizzante. La musica che commenta se stessa. Lo si è mai visto?
Ma allora la scena che abbiamo visto era amore vero o era una rappresentazione? Era verità o era finzione? La musica, naturalmente, non risponde. Saltiamo al numero 10. Catena d'argento dell'immaginario, quello che io chiamo il medioevo romantico cameresco di Schumann. Questa è una figura araldica sostanzialmente, no? Gli araldi che vanno a annunciare, udite, udite! Di Schumann c'è sempre l'umorismo in agguato e quindi il trapasso dall'epico al grottesco. Sentite cosa succede. Prima, come se gli araldi annunciassero proprio qualcosa di imperiale importante, l'arrivo del monarca. Trombe, tamburi, timpani. Teatro umoristico di Schumann, questi stessi araldi, impauriti umoristicamente dall'entità stessa del proprio medesimo annuncio, se la svignassero e si dessero le gambe, proprio rompete le righe, no? Proprio la compattezza. Via, si salvi che fuoco. Sbagliata in quanto frettolosa. Non era lì che bisognava arrivare, ma fa parte dell'effetto umoristico del non avere tempo per capire dove fermarsi, come se siete in emergenza, lasciate la macchina in divieto di sosta. È l'equivalente armonico questo. Riscoltiamo tutto questo momento iniziale col passaggio dall'epica al grottesco. Qualcosa arriva di proporzionato all'annuncio. Qui c'è già dentro un altro filone che Schumann coltiverà, il filone di cortocircuito tra la vita, la letteratura e l'immaginario musicale. Schumann si era inventato nella sua fervidissima fantasia musicale, no? Un'armata che lui chiamava la Lega dei Seguaci di Davide, una pacifica armata che avrebbe dovuto, una pacifica legione, meglio chiamarla, perché armata contraddice pacifica, che riuniva idealmente tutti gli appassionati del progresso nelle arti e nella civiltà. E si era inventata una sua epica musicale. Questi si muovevano lasciando dietro di sé le echi delle leggende, un po' come accadeva davvero negli anni della Rivoluzione Francese, no? Ecco, questa sicuramente è già ante litteram l'armata dei seguaci di Davide, che scintilla splendente in pieno sole. Quindi, in fin dei conti, l'annuncio qualcosa annunciava, vero? Dopodiché, altra versione ancora di Schumann, camaleonte musicale. Di colpo veniamo trasportati, siamo sempre dentro un caso ricchissimo, numero 10, in Francia. C'è qualcosa che assomiglia moltissimo a quella che più tardi sarebbe chiamata una chanson francese. Vi ricordate Satie per chi c'era di qualche mese fa? Sentite com'è vicino.
di pregnanza, che è più tedesco che francese, ma diciamo l'effetto di camaleontismo linguistico, no? E geografico incredibile. Di colpo se la siamo trasportati a Parigi. Centesima volta che dici tipico, esatto, questo è un punto chiaro. L'arte di Schumann è un'arte incredibilmente personale e definita, è complessa, per cui da un lato ci sono dei tratti che veramente ha solo lui, dall'altro questi tratti hanno la massima evidenza, il massimo unitore, la massima intensità, e infine sono moltissimi. Di solito ciò che è tipico e molto caratteristico, essendo individuale, è anche poco numeroso. Le cose che mi differenziano da un'altra persona non sono infinite, se davvero mi differenziano. Ecco, Schumann invece ha tantissime tante caratteristiche. Come si chiama questo? La reverie. Quel momento in cui il pianista, il compositore romantico, si mette al tramonto, al pianoforte e sogna con la sua musica, no? Una cosa incredibile. Dolcemente la romance, questo è il nome giusto, ma chiamiamola pure la chanson française. Però prende un'inaspettata piega più che drammatica. Vedete che momento di sfogo a cuore aperto. Questo io lo chiamo lo Schumann che prende alle spalle, anche questa è una capacità che ha solo lui. Sembra quasi che lui stesso, come se stesse improvvisando, venga preso alle spalle dall'improvvisa sterzata emozionale, come un'onda, no? che improvvisa anomala, ecco, un'onda anomala di dolore e malinconia, un effetto incredibile, sentite, mare calmo. Se non mi era mai venuto in tanti anni, l'onda anomala è una figura che aggiungerò al mio repertorio strettamente schumanniano. Mi è venuta adesso con voi. Mare calmo, poi appena una visaglia. E prima che possiamo scappare e metterci in salvo. Guardate come fa Schumann a difendersi da questa ondata con un effetto doccia fredda agghiacciante, fischia, proprio fischio da portuale, da camionista, come si diceva una volta in modo poco politicamente corretto, con una volgare sgraziata fanfara da circo, proprio una serie, come se facesse rompiamo questa cosa che stava già distruggendo. L'effetto per l'ascoltatore è dire disturbante è poco. Riascoltiamo da Marcano l'onda anomala e la rotta fanfara da circo che serve a scacciare l'onda anomala. La sorpresa, altra botta. Sono 10 secondi, ma si potrebbe parlare per ora. Cosa ci fa qui la ronda fanfara? Ve l'ho detto, e si capisce. Bisognava pur sopravvivere, per non essere sopraffatti. Non solo dall'emozione, ma dal modo alle spalle, soverchiante. Nel quale questa emozione arriva. Ma questa è l'occasione per fare in realtà un vero e proprio colpo, di creare un colpo di teatro ancora una volta. Qui siamo proprio dentro una visione teatrale, persino dell'emozione. Dove lo si vede? Lo si vede dai silenzi.
dovete provare a immaginare una scena con attori di carne ed ossa. Allora, se io dovessi paragonare a qualcosa, no, il clima in cui siamo immersi, un clima lirico, mi ricordo, tanti anni fa ho visto un film meraviglioso di Truffaut, che in questo momento di cui non ricordo il titolo, in cui c'è Gérard Depardieu che fa, cioè, che nel film ha come suo personaggio un attore teatrale, quindi veramente Schumann, cioè il teatro dentro nel cinema. E per tutto il film, salvo poi che alla fine lui non può recitare, quindi viene sostituito da un attore che non vale niente, con un effetto schumanniano, umoristico, insomma, per tutto il film è scandito da queste prove, di questo dramma che devono mettere in scena, in cui Depardieu, che è così come bravo come attore nel film, è altrettanto bravo nel film come attore teatrale, cioè super credibile, dice a questa donna una cosa, dico, sono ricordi, l'avevo visto 30 anni fa, ma di solito buona memoria per queste cose, più o meno sul palcoscenico lui e lei seduti, pochissima scenografia. La frase più banale del mondo, ma vi assicuro, non così dato il contesto. Come siete bella. Siete così bella, purtroppo non sono del Depardieu, fa schifo, ma prendetela come beneficio d'inventario, che guardarvi è una sofferenza. Ieri dicevate che era una gioia. È una gioia e una sofferenza. Siamo dentro, come dire, proprio a uno di quei momenti in cui veramente siamo tutti sul palco, no? È teatro serissimo. È come se creasse una variante di questa scena in cui mentre Depardieu sta dicendo con tutta la sua carica umana, attoriale, credibile, maggiore, entra un personaggio buffo che forse non doveva neanche recitare in quello stesso dramma, ma se era in quello stesso dramma doveva entrare 20 minuti dopo, quando il clima era totalmente cambiato, o forse addirittura sbagliato serata, quindi vestito da pagliaccio, eccetera, gridando, facendo salti in banco, roteando, dicendo eccomi qua. Ecco, l'effetto è questo qua. E il silenzio che segue allora è anche il silenzio atterrito e sgomento sia del pubblico che dei suoi colleghi sul palco, che manca poco che si mettono la testa tra le mani. Questo, non capendo la situazione, rifà un'altra mossa simile. Ecco, scusate. Silenzio più lungo. Capite? Il silenzio proprio da a noi e agli ideali attori di questa scena, al pubblico, proprio il tempo di riempirci di sgomento. Quindi qua si vede, si dice, questo qui è un pezzo giovanile, ma è giovanile... Scusate la fedeltà, mio nonno, per niente giovanile. C'è dentro veramente, artisticamente, tutto in una forma incredibilmente consapevole. E infatti tutto quello che sto dicendo si ritrova in tutto il decennio successivo di compositore. Non basta, altra figura tipicamente schumanniana, il come se nulla fosse, riattacca la chanson française, ma in una versione, ho parlato prima di iridescenza espressiva, prima c'era le zampogne natalizie a dare colore, adesso c'è l'effetto di una rana. È una chanson che stavolta confina con la berceuse, sentite la meraviglia? Verso la fine una cosa l'abbiamo capita, veramente un po' più di una, ma forse questa è la più importante di tutto. Non solo qui le idee musicali sono spesso di serie A++, ma anche quando non lo sono, perché questa di A++ non ha proprio niente, questa è brutta, rotta, sgraziata e così deve essere. Anche quando non lo sono, sono inserite in un progetto espressivo il cui nome
la cui funzione generale, se c'è qualche mia studentessa della Bicocca collegata, sicuramente ha sulle labbra, ed è montaggio. Schumann è un maestro incontrastato nei montaggi, e non è l'unico su questo, perché sono così anche Chopin e Mozart, quando vuole anche Beethoven, ma ancora una volta con uno specifico. Schumann riesce a creare delle opere di accecante bellezza giocando con dei montaggi disfunzionali. Vedete la mano destra che non accoglie la sinistra. Il lidillio eterno che dura poco. In questo caso, addirittura, la scena appassionata, lirica e credibile, interrotta dalla rozza fanfara del cielo. Ma capite che tutto questo perché sta in piedi? Perché è composto dentro in un progetto di paradossalmente geniale unità, un'unità fratturata, fatta di opposti, che tiene perfettamente tutto insieme, attraverso le sfasature, le crepe e i disequilibri. Capite? Fare una casa simmetrica con la posa solida, voglio dire, molti architetti che ha studiato sono capaci. Ma far stare in piedi una cosa così, se posso permettermi, forse 10 volte più difficile. E da qui appunto le nuove strade che Schumann introduce per la musica e, come dice un celebre musicologo, Charles Rosen, anche il nuovo disagio, parla proprio di questo, che Schumann introduce nella musica, ma è un disagio nel segno di, io direi proprio, un'esperienza incredibilmente toccante delle corde più profonde del nostro essere umano. Saltiamo all'ultimo. Tenete conto che ne ho commentati 3. Voi immaginate quando si entra dentro e si arriva al 12esimo, come fa Schumann a commiatarsi da questa folla di personaggi e situazioni, questa vera e propria charade dell'immaginario. Così. Schumann, la melodia in sé, se qualcuno ama Tchaikovsky, l'avrà già sentita lì in uno dei suoi celebri balletti, perché fa parte del repertorio tradizionale tedesco, si chiama Danza del Nonno, e va bene, ma Schumann non solo la utilizza, ma le dà una veste incredibile. Siamo di nuovo in una sorta di medioevo reinventato. Questo non è un passaggio per pianoforte, idealmente. Sentite che bella la strumentazione, gli strumenti evocati, strumenti medievali da aria aperta, cromorni, bombarde, ciaramelle. Quindi, per immaginarci proprio un suono anche abbastanza primitivo, ma con tutta una sua forza colorata e coloristica, no? Andamento processionale, insomma, come chiamare questo momento finale? Corteo burlesco, come se tutta la folla dei personaggi che abbiamo visto e anche quelli che non abbiamo visto alla fine sfilassero proprio con passo da corteo burlesco con in bocca gli strumenti levati al cielo, no? Oppure abbracciati, se sono bombardi, altri strumenti pifferi, strumenti a fiato fondamentalmente, intonando mentre marciano questa. Sostanzialmente questa marcia di addio è un corteo burlesco che segna e accompagna la sfilata finale dei personaggi davanti ai nostri occhi. Poi, chi ha in mente Tchaikovsky, a questo punto, c'è una sorta di
variante, diciamo, di momento diverso della melodia, sempre nella danza del nonno che qui sta citando, che in Tchaikovsky ha questa forma qua. Sì, giusto. L'impressione che siamo nelle mani di un ambiguo padrone di casa, il cui indecifrabile sorriso non si capisce mai se ci sta invitando a sorridere con lui o se sta sorridendo di noi. Questo è veramente un momento, cioè il carattere quasi beota di questa melodia messa così. E da un lato, vuol dire, ha un tratto umoristico, però c'è un dato che non funziona nel rapporto col pubblico. Allora, stavolta il paragone centrato è con uno dei primi film di Nanni Moretti, che io adoravo, per la prima maniera surreale, credo si chiamasse Sogni d'oro. C'è una scena infinita, mezz'ora di giochi senza frontiere tra lui e il suo rivale regista, cioè già vi fa capire che anno siamo, per decidere chi è meglio. Come regista fanno mezz'ora di prove e non c'entrano niente. Appunto, eroi comico. Alla fine Moretti perde per un pollice e, mettendosi in scena come non sportivo e sleale, se la prende col pubblico, attenzione, il pubblico che è lì dentro nel film, perché deve essere un'attenzione pubblica, e si mette a, disperato, bagnato, sembra un pulcino incattivito, la scena esilarante, a insultare il suo pubblico dicendo pubblico di m. Lui lo dice ovviamente per intero, la colorita espressione. Una volta, due volte, tre volte, a un certo punto vi accorgete però che c'è qualcosa in cui all'inizio si ride, dopo un po' ci si accorge che l'uomo che sta gridando quella frase inquadrato in primo piano si sta rivolgendo in realtà a noi che guardiamo, e l'impressione è aggravata quando anche il suo pubblico si alza in piedi in una scena veramente surreale e meravigliosa a gridare la stessa frase. Ecco, questo è proprio questo effetto di triangolazione della beffa, per cui non è mai del tutto chiaro ai danni di chi è la beffa, con il sospetto finale che, diciamo, i malcapitati forse possiamo essere anche noi. Poi, come niente fosse, di nuovo, il come se nulla fosse. Da chissà quali profondità, con questo richiamo evocativo dei corni, sentite? Fuori contesto, proprio dalle profondità abissali della memoria, risalta fuori così, è la melodia del numero uno, 12 pezzi fa, un abisso di tempo. Forse si direbbe in inglese un inferno di tempo. Adesso, senza voler fare la psicanalisi della stampa, però, ben prima di Freud, qua ci sono già veramente all'opera tutta una serie di cose che poi, con una fatica veramente incredibile, Freud tenterà di descrivere a parole. Quindi un conto è cominciare il pezzo con cominciare a bello, ma qua in mezzo chi se la ricordava più? La fa letteralmente affiorare, verbo che si usa per l'incontro, per i ricordi. Fare esperienza di quanto tempo è passato musicale da allora. Non facciamo in tempo a godercela. Che la mano sinistra si mette a fare opera non di accompagnamento stavolta, di disturbo.
Con cosa? Con la fanfara medievale del corteo grottesco. Quindi la cosa incredibile è che sapete che Schumann ha scritto con la massima onestà, ma non so come dire, è un'affermazione in fin di conti falsa, anche se in buona fede, per caso che queste due melodie stavano bene insieme, per un mero accidente ha scritto. Ho capito, ma non così nelle profondità del suo genio artistico, che evidentemente lo sarà visto, sicuramente della sua coscienza di compositore, sarà stato tanto per cambiare, preso alle spalle dal fatto che queste due cose che sono potute sovrapporre. Ma come? Allora, prima avevamo visto nel numero uno, vi ricordate? La mano sinistra che corteggiava la mano destra che la ignorava. Adesso potremmo chiamarlo la vendetta della mano sinistra, che fa questa volta non opera di invito e di corteggiamento, ma di disturbo. E i due vanno avanti per un po', le due, con questo surreale e geniale duello musicale. C'è un momento in cui cominciano solo la mano destra e la mano sinistra compaiono, poi quasi subito comincia il disturbo. Si distrugge ovviamente il clima incantato. Ma è un duello che conosce fasi alterne, perché poi a un certo punto la mano destra riesce a rintuzzare l'attacco della sinistra e a risospingerla nella funzione di accompagnamento. Allora l'incanto distrutto risorge. Venite a dire giovanile. Qui c'è aria finalmente di chiusura vera. Per un po' vanno avanti di nuovo il disturbo e la melodia, ma trovando un modus vivendi in cui l'effetto complessivo è molto eufonico. Facciamo un pochino prima magari. Di suono la melodia. Più dissolvente di così, sette note, sei, intanto la sinistra, ancora non finisce mai, ma sopra, sette, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con in più un terzo effetto stereofonico, però il campanile, qui si viene al collegamento col romanzo, sono altri mille, ma questo è un collegamento esterno degli anni acerbi di Jean-Paul, in cui c'è tutta una scena onirica di ballo che finisce alle 6. Ed ecco che il campanile qui, in mezzo a questa dissonanza, batte anche le 6. Quindi, sotto quelli continuano tutta la notte. Sopra la melodia si dissolve. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, silenzio incluso. Sopra ancora terza fascia, si può anche se le mani sono due. Il campanile batte le 6. Una scena incredibile. Li ascoltiamo da poco prima. Per una volta non geniale. Come direte? C'è un perché. A differenza di tutto il resto, questo è un difetto. È
prevedibile. Per un momento, incredibilmente, Schumann fa veramente quello che ci si aspetta. È una cosa che ha evitato come la peste. 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, del capito il gioco non si sbaglia. Quindi non poteva finire così, non poteva essere del tutto soddisfatto. Ecco invece un modo geniale di finire. Quando ormai siamo alla dissolvenza finale, risorge un momento che è veramente una figura umoristica dell'attesa vuota. Sembra uscito da uno scherzo degli ultimi quartetti di Beethoven. Sentite che meraviglia. Arriva. 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 Arriva, arriva, arriva. Forse arriva. Forse. Figura dell'attesa vuota. E per finire proprio tutto, sette note giù, via una, via due, meno tre, meno quattro, meno cinque, meno sei, e finalmente la Sfinge accenna un fine sorriso, ma non svela il suo mistero, lasciandoci da un lato deliziata e deliziati e dall'altro con più domande che certezze. Riascoltiamo questa meraviglia, tutti naturalmente, 12, da cima a fondo. Thank you.
tutto, grazie e alla prossima.